Pomeriggio e bentrovati a un nuovo appuntamento con le nostre dirette del pomeriggio qui sul canale di MeTomorrow. Chiacchierate con protagonisti un po' della nostra Milano, un po' tutti i settori. Ieri abbiamo parlato di stretta attualità del comune di Milano con l'assessore Maran per parlare di ciclabili, per parlare di polemiche, bar all'aperto, ristoranti all'aperto. Ne approfittiamo oggi di parlare con un ristoratore, Nicolo Frediani, eccolo qui, Ribò Milano. Ciao! Ciao, come stai? Siamo Bene, tu sei ripartito? sulla rampa di lancio, dai. Aspetta Ecco. che mi sistemo gli orecchini, posso levarmi tutto. Senti, vi Eccoci. state attrezzando per riaprire? Sì, sembra di mettere in acqua una nave da crociera, però va bene, dai, siamo gasati. Stiamo seguendo tutti i protocolli, tutte le norme, tutte le mille chiacchiere con tutto il personale. Abbiamo fatto le nostre prove, simulazioni e va bene, dai, adesso lasciamo che l'entusiasmo lasci spazio, cioè lasciamoci prendere da questo entusiasmo. Ecco, non ci Avete facciamo tirare. una data che traguardate? Ma noi domani apriamo. Domani a Perfetto. pranzo. E noi, beh, fortunatamente abbiamo un bellissimo giardino e quindi vedremo di sfruttarlo al meglio e andiamo avanti. Insomma, si naviga a vista sicuramente. Si naviga a vista, vediamo i clienti, vediamo tutto lo staff, vediamo come deve funzionare, vediamo che sia fatto tutto secondo le norme. Dai, speriamo di metterci dietro, iniziare a metterci dietro queste tristi pagine, di queste Esatto. triste giornate. Oh. Senti, a proposito, vabbè, io ricordo voi siete in via Cremosano, siamo a QT8, vicino al Monte Stella, se non Sì, sbaglio. dietro lo stadio, zona San Siro. Io sono qui Perfetto. adesso che stavo sistemando, faccio vedere il nostro bel giardino. Stavo Ecco. dando, in effetti era una fetta alle piante perché è arrivato un bel caldo adesso. Scusa, io l'ho accennato prima, ieri avevamo il collegamento esattamente a quest'ora, con me ha fatto il collegamento l'assessore Maran. Sai che lui è uno di quelli che ha aperto l'idea che quest'estate bisogna stare il più possibile all'aperto. Voi non avete problemi in questo senso perché mi hai fatto vedere un giardino bellissimo. Certo. Accogli quest'idea di una ristorazione che si allarga sempre di più all'aperto, perché ci saranno tanti tuoi colleghi che magari non ce l'hanno, ma cominceranno a sfruttare bar. Insomma, questa è l'estate dell'aperto. Mi senti? Sì. Ma scatti, ma ti Riesci a senti? sentirmi? Credo di aver Ti capito la domanda. Ok. Dicevo, questa è l'estate dell'aperto, visto che anche il comune sta facendo di tutto per dare spazio all'esterno, ai bar e ai ristoranti. Sì. Mi senti male? Vuoi che riproviamo? Ti sento un po' a scatti, però se tu mi senti, io ho capito la domanda. Vai, allora dimmi, è l'estate dell'aperto questa? Sì, va bene, dai, io sono contento. Poi io ho il giardino, sono contento di averlo. Poi noi abbiamo un'altra realtà in Piazza Firenze, il primo Novecento, che tra l'altro diventerà il Ribò Bistrò. Non abbiamo il giardino, però abbiamo un bellissimo locale. Però, insomma, io credo che quest'anno bisogna mettere un po' tutti nelle migliori condizioni di poter si esprimere, di poter andare avanti nel pieno rispetto delle norme, appunto. Verso il personale di servizio, verso il cliente, verso quelle che sono anche le istituzioni che comunque in un modo o nell'altro cercano di fare quello che non è mai successo prima. Quindi stiamo un po' tutti cercando di andare avanti. Però sì, dai, a me credo che sia giusto se qualcuno può giocarsi una carta, essere abbastanza elastici, fargliela giocare. Insomma, veniamoci un po' tutti incontro adesso perché insomma, dobbiamo essere molto entusiasti, dobbiamo anche essere molto realisti. Qui si parla di un'economia, di un settore, di famiglie, di prospettive, di tante persone, giovani e meno. E, insomma, vediamo di spingere forte tutti,
allentare un po' le prese, ovvio, ripeto, sempre nel rispetto di tutto quello che è le norme della salute. Senti, ma voi non siete stati fermi, vi siete inventati un po' di cose anche in questi mesi, giusto? Sì, noi da subito, sì, sarà che io sono stato a casa, ti dico la verità, 3-4 giorni, perché poi tra l'altro venivo qua al ristorante a sistemare un po', a dare un po' la pulita. Sono stato a casa 3-4 giorni, poi io ho la moglie e 3 figli, sono diventato matto, ho ripreso a lavorare subito. No, scherzo, noi abbiamo messo su una piccola attività di macelleria, perché all'inizio non si poteva neanche proprio fare il delivery. Ci siamo un po' reinventati questa Ribò macelleria e quindi abbiamo iniziato a consegnare la carne prima degli amici conoscenti, e poi la cosa è diventata sempre più importante e ha preso corpo questa nuova attività, questa macelleria. E è andata bene, un po' un sogno che avevo, perché a me è sempre piaciuto il fatto di fare da garante, per quello che propongo qua al ristorante, e al tempo stesso anche di proporlo quindi a casa dei nostri clienti. E quindi seguendo un po' la stessa filosofia, lo stesso modo di fare, gli stessi principi, ho detto, vabbè, se non vengono loro da me, andrò io da loro. E così è stato. E ti dico la verità, all'inizio con non pochi timori, sì, ero un po' preoccupato che fosse magari una scelta un po' incosciente, piuttosto che... Però è andata bene ed è stato anche entusiasmante, perché comunque sono riuscito, insieme a qualche ragazzo che mi ha aiutato, perché è importante sottolinearlo, perché da solo comunque non si fa niente, siamo riusciti a regalare qualche serata un po' diversa a famiglie che erano in casa. E io all'inizio ho cominciato a piccoli passi, poi quando mi sono arrivate delle telefonate, dei messaggi, delle foto di clienti e amici che mi ringraziavano per averli fatto ricordare quando venivano qua da Ribò, ah, sai, stasera ci siamo mangiati la bella bistecca, la Ribò, il ragù alla Ribò, qualche bella foto, a me ha fatto molto piacere, mi sono gasato, mi sono riempito di entusiasmo e voglia di fare, e, ripeto, era un po' un'idea che avevo messo lì da qualche tempo. Ho detto, ma sì, dai, andiamo. E, bello, bello, no? Ma la stiamo continuando ancora adesso. E poi, Comunque, la scusa, macelleria ancora adesso. hai attivato il menu delivery del ristorante, giusto? E poi a metà aprile, sì, adesso non mi ricordo esattamente la data, poi appena abbiamo potuto la sera aprire col delivery, abbiamo fatto un menù un po' ridotto, un po' ridimensionato rispetto al solito, però rappresentativo, abbiamo iniziato a fare il delivery. Sì. No, Ecco, ti ma ci siamo chiedo, arrangiati. andrete Dimmi. avanti? La domanda che ti faccio è: tu andrai avanti col delivery? Seconda domanda, la ristorazione secondo te comunque dovrà continuare a tenere alto l'attenzione sul delivery? Ma guarda, io non credo tanto nel delivery come lo conosciamo noi o come lo stiamo conoscendo. Poi, se tu mi parli di ramo d'azienda, va bene. Se tu mi parli che questa cosa può essere sviluppata in un certo modo, allora ti dico che è una cosa interessante. Cioè, a me, noi stiamo lavorando e piano piano prende sempre più forma il concetto di creare una situazione a casa tua firmata Ribò. E quindi io ti vendo un box un domani con quei prodotti rappresentativi della mia realtà, così che tu possa in un modo o nell'altro vivere un'esperienza garantita e firmata Ribò. E questo mi piace perché qui parliamo di un servizio, una qualità, però parliamo anche di un'emozione. Ecco, non parliamo di. Non è che proprio dai da mangiare, è ricreare una situazione, ricreare un ambiente, ricreare un'atmosfera, sia con un box per stasera in famiglia che per un box stasera a casa con gli amici, sia che un box barbecue come quelli che stiamo vendendo tanto, la domenica o il sabato in terrazza in settimana con gli amici e la tua bella griglia. Allora, se mi parli di delivery così, mi piace, è una bella idea, è un bel canale, ho sentito anche diversi colleghi che si stanno attrezzando, però parliamo sempre di trasmettere emozione attraverso quello che facciamo.
perché secondo me, non ti dico che il segreto è quello, però sai, ci vuole sempre l'emozione, perché se tu fai quello che devi fare, se tu vieni qua a mangiare, punto, hai vita breve, come in tutti i mestieri. La vera cosa che sposta gli equilibri è sempre stato il cuore che ci metti, o la situazione che vuoi ricreare, o l'affetto, l'amore, l'entusiasmo che puoi trasmettere sincero. Questo delivery mi piace. Questo delivery mi piace, è una bella idea. L'altro, insomma, lo stiamo facendo anche noi. L'altro è un altro mestiere. Insomma, lo facciamo, prendiamo alcuni spunti e ci arrangiamo un po', insomma. Cioè, mi sembra di capire che il tuo delivery è portare il tuo concetto di ristorazione in casa, non fare la gastronomia a domicilio in qualche modo. Cioè, gastronomia che poi la ricrei anche tu, va bene, però sì, sono vari elementi che mi rappresentano comunque. Certo. Ecco, cioè, io ti porto il mio antipasto, le tartarine, i carciofini, quelle cose che trovi qua. Io ti porto il mio ragù con la pasta che poi te la fai tu. Io ti porto due o tre tagli di carne che ti cucini, seguendo i tutorial che mi hai messo sul sito. E questo è quello che è Ribò. E te lo porta a casa tua e tu hai con la tua bella maglietta di Ribò, il farò di cavallo. Insomma, è un regalo, è un pacchetto emozionante che si scarta. È una cosa divertente, è una cosa che poi puoi dire agli amici, è una cosa che magari puoi condividere in famiglia piuttosto che. E allora mi piace. L'altro è un servizio che va bene, ci vuole, è un po' meno emozionante. Ecco, un po' meno emozionante è un po' più di servizio. E quindi magari, insomma, ripeto, tornando a parlare di tutto quello che sono le emozioni che noi ci mettiamo, è un po' più castrante, però è un servizio che adesso si fa, adesso stiamo anche imparando tanto e quindi va bene continuare a farlo. Di là Ecco. invece quando riapri. Di là apertura indicativa i primi di giugno, dovremmo fare i primi di giugno, adesso arriverà l'insegna nuova, ma sai, noi Ribò, ti dico onestamente, Ho deciso di puntare un po' tutto su quello che è il marchio Ribò. Comunque un marchio a cui io sono estremamente fisicamente legato, moralmente e fisicamente, perché vabbè, io sono proprio nato qua dentro. Questo è un ristorante che l'ha trovato mio nonno, parliamo degli anni 70, l'ha avviato mio padre, io sono nato qua, mio fratello e mia sorella sono nati qua. È palcoscenico di un sacco di situazioni, è stato sia legate insomma, proprio in tutti i sensi. Qui ci sono sposati, si sono conosciuti, hanno festeggiato, hanno condiviso momenti facili, difficili, belli, brutti. Ribò è fantastico per questo, perché ogni giorno è veramente palcoscenico di una varietà incredibile di situazioni ed emozioni. A me piace tanto e sono felice. Io purtroppo ho perso il papà 5 anni fa. Con grande orgoglio e umiltà vado avanti e lo faccio con grande entusiasmo, ma anche perché ci tengo, perché mi sento molto che Ribò è parte della città, è parte dei milanesi, siamo qualcosa a cui tanta gente tiene. Un'istituzione. Sì, dai, sono un parolone, mi piace, va Il bene. vostro mondo, sì. No, ma infatti, ripeto, anche questi giorni qua che abbiamo iniziato questa attività di macelleria, di andare a portare la carne ai clienti, a me ha fatto molto piacere. Per usare un gergo molto pane, pane, vino al vino, cioè, comunque è stato un bagno di sangue sotto l'aspetto economico, perché lasciamo stare. Però, insomma, io dico sempre, non bisogna lavorare per i soldi, poi non devi essere un pirla. Però è stato fatto proprio per il piacere di andare a ritrovare i miei clienti, portargli qualcosa, fornirgli un servizio, e questa è sempre stata un po' l'anima del locale. Cioè, Quindi diciamo che piuttosto che dire il bagno di sangue, hai fatto un investimento in marketing. bravo, La bravo. diciamo così, che è più figa, così Sì, almeno. dai, diciamo che è la prima volta che faccio una diretta, qualcosa posso un Ma vai, attimino. anzi, mi stai stimolando sempre di più. Adesso però ti chiedo una cosa, ti sei buttato
Sembra che non hai avuto paura di niente, eh? C'è una cosa che ti spaventa per quello che verrà davanti per il vostro mondo della ristorazione in generale? Cioè dici, vabbè, la gente verrà, non verrà, ci avrà paura, mi guarderà male, starà attenta a come gli metto la forchetta, se c'ho la mascherina. Cioè, qualcosa ti spaventa oppure dici, ragazzi, tempo 2 o 3 mesi, non dico che ci dimenticheremo, ma ce la lasceremo alle spalle? No, io sono stra-ottimista, ma stra-realista, come devo essere, perché quando hai un'attività hai anche tutta una serie di responsabilità. Noi siamo, a parte che appunto io a casa mia ho 3 bellissime bambine, una moglie fantastica e lavoro per loro, cioè, soprattutto. E però comunque ho anche delle responsabilità, comunque ho un'attività che voglio portare avanti, sempre meglio, ho 70 dipendenti. E non siamo in pochi, e sono 70 famiglie, e li chiamo dipendenti, ma ti dico onestamente, sono ragazzi e persone che conosco, tanti li conosco da tanti anni, e quindi è un rapporto che va un po' oltre quello che è il rapporto esclusivamente lavorativo, è un rapporto proprio, un rapporto umano. Mi spaventa, sì, mi spaventa perché insomma, qualche volta per sbaglio guardo il telegiornale, qualche volta finisco in qualche chiacchiera, mi rendo conto di cos'è, di cosa può essere, di cosa, sì, di cosa sta succedendo. Indubbiamente dobbiamo essere forti, diciamo che stiamo camminando sul carbone ardente, devi guardare in avanti, guardare in alto, non guardare in basso, deve sempre vincere il male sul bene. Non ti devi far prendere dai brutti pensieri, finché c'è vino c'è speranza, quindi diciamo anche così. No, quello è l'impegno più, guarda, quella è la parte un po' più difficile, perché io anche oggi ho fatto una lunga chiacchiera con i ragazzi, ho detto ragazzi c'è bisogno di un passo avanti a livello di maturità, a livello di responsabilità, bisogna parlare poco, parlare bene, magari sembrare un po' più frivoli, magari anche un po' più pirla piuttosto, però non facciamoci prendere da brutti pensieri, perché se no un brutto pensiero ne trascina un altro, si mischia con quell'altro e invece noi dobbiamo pensare positivi e mettere la benzina giusta, se no è un casino, no, se no è un casino. Non è facile, bisogna sapersi molto gestire. Io parlo con tanta gente, magari qualche telefonata preferisco finirla un po' prima, perché se si va dentro qualche sì, no, ma perché se inizi a prendere in considerazione alcune cose, se magari inizi a fare certi discorsi, se dai sfogo al pessimismo Comparti tu. No, no, ed è lecito, ed è lecito perché ognuno ha il mutuo, quell'altro la famiglia, quell'altro i bambini, quell'altro le sue ansie. E sicuramente nel momento in cui tu sei soggetto alla destabilizzazione importante, mentale, come quella che abbiamo vissuto tutti, e che non ti puoi lasciare dietro domani in un attimo, è lecito che ognuno abbia i suoi momenti. Allora, quindi c'è Sun Tzu, conosci il tuo nemico, conosci il territorio, conosci te stesso, non puoi sbagliare, no? Quindi in teoria è tutto facile. Però, insomma, bisogna cercare di prevenire quello che saranno gli eventuali pensieri, gli eventuali problemi. Guardiamo lungo. Fino a ieri è andato tutto alla grandissima, siamo stati da Dio. Adesso è un momento un po' così, però domani vedrai che le cose si rimettono in moto. Senti, ho scoperto una figata che fate e mi viene da dire, ma non è che volete rubare il mestiere a noi, nel senso noi Dimmi, come dimmi. stampa, perché ho visto che fate anche un giornale, il Ribottino. Facciamo il È ribottino, sì. No, un'idea tua o è un'idea di qualche amica in comune che abbiamo, no. diciamo? No, qualche contributo l'ha dato per la nostra vita. Ok, salutiamo Veronica Enderlin, ovviamente. Veronique, la mitica Veronique. Fantastic Veronique. No, raccontalo che magari alcuni dei nostri lettori leggono Me Tomorrow e non sanno cos'è il ribottino, però Ma il spiegalo. ribottino è il giornale di Ribò, è il giornale di Ribò che è iniziato quest'anno, è un giornalino carino, adesso non ce l'ho qua dietro, mi spiace, un altro lo faccio vedere. E no, perché a me piace scrivere da matti. Mi senti?
Sì, ti sto sentendo, io intanto lo sto cercando. Io ci sono, ti sento, Nicolò. Ok. Dico, Allora, io lo no. cerco, intanto tu descrivilo. No, Ribottino nasce anche lì, sempre passioni, è una mia piccola creazione, siccome a me piace tanto scrivere, sempre piaciuto scrivere, e allora ho detto, sai cosa faccio? È un modo per comunicare sempre anche in maniera diversa con i nostri clienti. Ho detto, perché no, mi metto a fare un giornale. Bravissimo. Beh, dopo faccio due passi e ve lo faccio vedere veramente. E, no, quindi Ribottino è un giornalino che esce ogni 3 mesi e praticamente in questo giornale è dedicato una parte all'editoriale dove io racconto gli argomenti del momento, piuttosto che una seconda parte dedicata alla nostra cucina con degli interventi dello chef, una terza parte dedicata al mondo del vino e poi in fondo sul retro c'è una parte che parla anche un po' delle avventure del Ribocavallo, un simpatico cruciverba che mi diverto a fare io. Fai anche cruciverba, cioè una roba, cioè, Bella, eh? sei una fucina di idee, cioè, ti chiamiamo come collaboratore anche per Me Tomorrow, Volentieri, volentieri. eh. Caspita, Dai, no, cruciverba. complimenti, perché è un mondo che sto scoprendo, il tuo, quindi in diretta anch'io scopro il tuo mondo, Ma dai, complimenti. cerchiamo di divertirsi. Ma il segreto è quello, finché mi diverto, vabbè, poi è ovvio che comunque alla base c'è un grande senso del dovere perché le cose vanno fatte, però cerco sempre di fare quello che mi piace, quindi io il mio lavoro mi deve piacere, la mia clientela mi deve piacere, quello che io propongo sui piatti mi deve piacere, se no non la venderò mai, non riuscirei mai a proportarla. E il ribottino no, è nata così. E poi no, ma è figo. Adesso è uscito il secondo numero e anzi il terzo numero che esce a luglio. Lo stiamo pianificando questi giorni. A dire la verità, ho detto ragazzi, un attimo, 3-4 giorni di break perché magari al momento non è proprio dei migliori. Però no, adesso lo ampliamo perché metteremo anche delle cose sulla macelleria e tutto. Nasce di 4 pagine, ma presto diventa di 8. Però è bello perché coinvolge anche delle realtà con cui io collaboro da sempre, perché c'è anche delle promozioni c'è delle promozioni, c'è anche un po' di pubblicità di case vinicole magari che hanno la spa o l'albergo e sono ragazzi che io conosco, fanno il lavoro fatto bene, collaboriamo e io mi sento di promuoverlo e mi fa piacere. E piuttosto che l'ultimo numero siamo usciti con una pubblicità su quattro amici che hanno il bar a Milano dove andare a fare colazione la mattina, che Questo possono. lo chiamiamo co-marketing, quindi che dai una mano Questo. anche agli amici. Sì, Bravo. no, ma non è che do una mano, è che secondo me, insomma, bisogna lavorare un po' anche Bisogna così, lavorare ma. insieme. Sì, Senti, ma. ci chiedono che novità introduci in cucina. In cucina? Sì, no, non credo come persone, credo come piatti, quindi. Ah, ho capito. Ma in cucina no, adesso grandi novità per il momento niente. Adesso facciamo un bel menù abbastanza ridotto, poi il periodo come tutti gli anni, però non rinunciamo a fare alcune cose particolari. Noi facciamo un piatto fighissimo l'estate che è il misto crudo del macellaio, che è un po' l'antitesi del Plateau Royal di Gamberi e Scampi. Noi facciamo il nostro misto crudo del macellaio, che è un bel piatto di carpacci, è un piatto c'è il filetto di maiale marinato, c'è tutto un misto di tartare di toro, manzo, fassona, vitello, c'è dei rotolini che fa lo chef che sono la fine del mondo con l'ardo e la fassona, il miele, le nocciole. È un bel plateau anche da dividere per chi piace la carne cruda. E quindi tutta la linea di carne cruda adesso comunque la facciamo perché è la stagione, il momento ed è buonissimo. E poi comunque continuiamo a fare le nostre belle ferentine, le nostre tagliate, i nostri primi, i maccheroni, l'antipasto misto. Cotoletta No, milanese. no, la cotoletta sempre. Sempre cotoletta, sempre anche, vabbè, i maccheroni Montalcino, soprattutto anche gli gnocchi al gorgonzola, che come mi ha insegnato mio padre, quando mi ricordo era uno dei primi anni lavoravo, siamo arrivati a luglio, gli ho detto, vabbè, papà, leviamo gli gnocchi al gorgonzola. Gnocchi al gorgonzola vanno sempre. E infatti la gente anche con 40 gradi all'ombra mangia gli gnocchi al gorgonzola.
È una roba spettacolare. No, no, beh, non ci snaturiamo, non ci dobbiamo snaturare. Non ci dobbiamo Certo. snaturare, tutti dobbiamo stare fedeli a quello che siamo, concentrarci, concentrare le nostre risorse in quello che facciamo, farlo bene. E poi sicuramente cambieranno anche magari tante cose, però toh, non è che proprio è scritto che cambieranno in peggio. Vabbè, certo, hai raccontato in questi 27 minuti di aver colto un'infinità di opportunità da questi mesi di emergenza, quindi non vedo perché non debba essere così anche più avanti, quando magari metteremo fuori Ma il naso ancora di più. abbiamo visto la gente, io mi ricordo con le prime consegne, la gente ti rendi conto di chi sa cucinare, chi no, chi ha più problemi, chi meno, e allora ti rendi conto che puoi fare i tutorial, che ti puoi collegare qui, il QR code, mica QR code, delle robe wow, no? Fantastiche. E c'è dei clienti che magari mi hanno chiamato e dicevano: oh, ma sai, io adesso faccio le cotolette che mi porti tu, seguo il tuo tutorial, lo chef, il mio chef è diventato una star di Hollywood e sono contentissimo. E abbiamo aperto un canale che wow, cioè, domani chissà, ma tutti noi in tutti i mestieri, cioè, io vedo le mie Certo. figlie anche a casa che fanno la scuola in digitale, wow, una roba incredibile. E quindi, insomma, ripeto, dobbiamo guardare lì, dobbiamo guardarci prendere da situazioni, pensieri, ansie, ci sono per tutti, però deve vincere il bene sul male, come nei migliori film di Hollywood, insomma. Ma tu sai cucinare? Io l'ho fatto con l'organizzazione del lavoro. Ok, quindi Cucinare, praticamente niente. tu rompi solo le balle a chi deve cucinare e mangi. Sì, no. Cucino la carne, sì. La carne, dai, la carne, sì. Però mia Ok. moglie si arrabbia perché in casa faccio un disastro. Sporco tutto, un macello. Ecco, Poi adesso, quando sto a casa, cucino. chissà il tuo chef quando ti vede entrare in cucina cosa pensa? Perché sarai lì solo Sì, no, ho per. messo il perimetro con gli alligatori, ho messo ormai, tra un po'. Bene, vedi, t'avevo beccato No, subito. io vado forte con le idee, poi lui realizza i miei sogni, però anche lui è forte, tira fuori delle cose dal cilindro importanti, ci mancherebbe. Siamo una bellissima squadra, guarda, devo dire, ho sta fortuna, comunque è una grande storia e oggi comunque abbiamo costruito una bella squadra. Questi mesi lo hanno dimostrato. Questi mesi l'hanno dimostrato, ma anche adesso, sti giorni, stiamo per ripartire, devo dire la verità, tante chiacchiere, però alla base c'è tanta disponibilità, c'è tanta voglia di andare avanti. Non è proprio sempre scontato, eh? No, No, assolutamente no. no, No, in nessun figurati. campo della vita e soprattutto quello professionale. Nicolò, No, no, no. complimenti perché per essere la prima diretta starei qua ancora un'altra mezz'ora, se non un'ora, a chiacchierare, perché poi mi stai ispirando delle idee anche in altri campi. Quindi Dai, dai, andiamo, facciamo. ti lascio andare a lavorare per la tua riapertura, ti ringrazio per questa disponibilità, verremo a trovarti a Ribò, in bocca al lupo per tutto e grazie. Grazie a te. È stato un piacere, veramente. In bocca al lupo per tutto. Poi ti aspetto qua, mi raccomando. Assolutamente, vengo a portarti Me Tomorrow con Va l'intervista che sarà bene. anche sul giornale, quella che abbiamo fatto Fantastico. in questa mezz'ora. Salutiamo la Veronique e Salutiamola, sempre Santa soprattutto. Veronique. Sempre, toujours. Grazie a tutti. Ciao, Grazie, ciao, ciao, ciao grazie mille. Nicolò. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E quindi vi racconteremo anche altre storie nei prossimi giorni. Continuate a seguire il canale Me Tomorrow con ogni pomeriggio un'intervista con i protagonisti. Li vedete, quelli un po' che stanno anche ripartendo con le loro attività. Vi abbiamo raccontato l'emergenza, vi stiamo raccontando la piena fase 2 con tanta vitalità. Uno di questi, appunto, è Nicolò Frediani, che abbiamo avuto adesso dal Ribò Milano. Domani, venerdì, nuovo appuntamento con il direttore Cristian Pradelli. Seguite metomorrow.it. Ciao.